Allora, questo è un video dedicato a tutti i miei profumi tesori d'Oriente. Ne ho una scariolata, nel senso che ne ho parecchi. Quindi, uno ad uno ve li tiro fuori e vi faccio vedere che cosa ho. Byzantium. Allora, questo è un profumo dolcissimo, talcatissimo, che un tempo lo tolleravo, adesso veramente purtroppo mi stomaca un po'. Questo ho sentito dire e ho anche verificato per quanto riguarda il mio naso, che assomiglia ed è, diciamo, la copia perfetta di Sweet Oriental Dream di Montal. La persistenza qua è molto alta, secondo me. È un profumo sicuramente invernale, molto dolce, caldo, talcato, avvolgente, però per me è veramente troppo. Devo essere proprio ispirato nella giornata in cui dico: ok, mi va di mettere questa cosa perché ho voglia di mettere qualcosa di diverso, se no per me è veramente troppo. Tant'è che anche di Montal, Sweet Oriental Dream, non l'ho perché è troppo. Ok, poi peschiamo a random dal sacchettino. Ecco, questo è uno dei miei profumi preferiti in assoluto. Ne ho fatto il video già. Persian Dream di Tesori d'Oriente, appunto. Almeno mi sembra di aver fatto il video, o non mi ricordo. Allora, dicono che questo sia il profumo perfetto dupe di Baccarat Rouge. Io personalmente Baccarat Rouge non lo conosco, ma comunque sta di fatto che questo profumo per me è molto buono, è molto performante, è molto intenso. Secondo me questo è veramente ottimo e mi piace veramente tanto, molto molto buono. Si sente tantissimo il melograno e il tè, infatti Persian Dream, melograno e tè rosso, scrive. E effettivamente, avendo preso anche di recente di erbolario il melograno, che tra l'altro mi piace tantissimo, ma noto qua veramente la presenza del melograno, e in erbolario lo trovo un profumo molto buono, ma non ci percepisco proprio il melograno, e qua invece lo trovo molto presente, anche molto molto persistente, veramente fatto benissimo questo profumo per quanto mi riguarda. Poi peschiamo un altro di quelli che purtroppo non mi piace, che ho visto, ed è uno degli ultimi, mi sembra. Ninfea bianca e legno di Inoki, e si chiama Forest Ritual. Ecco, questo è un profumo a mio avviso più maschile che femminile. Lo trovo a sprigno, lo trovo acidulo, lo trovo, boh, non mi piace. Purtroppo questo qua è una di quelle uscite che a me non mi piace proprio. Un profumo che ci sento qualcosa di acidulo, di asprigno, mi sembra quasi di sentirci anche l'odore del chicchi d'uva che fermentata. Questa è una mia sensazione, non voglio dire ma cosa stai dicendo, però questo è quello che un pochino ci sento dal vaporizzatore. Vaporizzato, comunque mi rimane una fragranza acidula, verde, deve avere anche qualcosa forse di pino, non so. Passeggiate in una lussureggiante foresta, infatti. No. Non mi piace, non mi piace. Andiamo avanti. Passiamo a un altro che, tra l'altro, anche questo lo vedo poco in giro ormai, ed è fiore di loto, profumo aromatico. Questo io rispetto, ne vedo poco meno in giro. Non è un profumo che trovo sempre. Allora, di base non è malaccio, se non che è veramente troppo. Per me è veramente nauseante. Questa è una pesca sintetica. Sinceramente mi sono documentato, ma non so a quale dupe appartenga. Ah, scusate, anche questo non ho trovato dupe abbinati a questa fragranza come in questo. Questo profumo per me, cioè,
Da una parte direi che è terrificante, nel senso è estremamente sintetico, ha una pesca nauseabonda. Cioè, pensate che prima l'ho messo sotto il naso, già prima così, mentre venivo qua in negozio, con un pochino d'aria di venticello mi sentivo che mi entrava nelle narici, talmente è pestilenziale. Troppo chimico, troppo sintetico. Lo so, non posso pretendere chissà cosa da queste cose qua, ma ce ne sono altri fatti molto meglio per me. Un altro, Thalasso Therapy. Ecco, questo profumo l'ho usato tanto, nel senso che ce n'è ben poco ormai qua. Lui è indiscutibilmente il dupe di ispirazione Harem di Reminiscence. È fatto bene. È fresco, è salino, mi piace. Chiaramente lo trovo più adatto all'estate, ma anch'io tendo a non stagionalizzare. E lui l'ho usato veramente tanto, cioè si sente proprio, ce n'è ben poco. Questo qua è un profumo che magari forse potrei pensare anche di riprendere per il prezzo che hanno. Non è male, mi piace. Rem di Reminiscence. Quanti me ne sono rimasti? Ancora 4. Allora, questo l'ho trovato ieri in un negozio, anche questo non lo vedevo più da tanto. Questo è Ambra Indiana. Ambra Indiana, ho letto che somiglia a Le Male di Jean-Paul Gaultier, ma io non mi sento assolutamente d'accordo, in quanto era già uscito un profumo che, peraltro, di Tesoro d'Oriente, che non trovo più e non fanno più, che è il Africa, e Africa veramente è Le Male di Jean-Paul Gaultier, ma questo non è. Questo è maschile, non è male, ma non è per me, a mio avviso, Le Male di Jean-Paul Gaultier. Per me no, per me no. È un maschile, sicuramente, ma non trovo che sia Jean-Paul Gaultier Le Male. Però anche lui non ho trovato altre somiglianze in questione di dupe. Poi. Un altro che si è tutto gibollato. Qua. Si è tutto bollato. L'avevo preso che era intatto, ma me lo sono trovato gibollato e un po' mi spiace. Premetto, muschio bianco. A me non piace il muschio bianco, solitamente nei profumi. Ma questo qua dei Tesori d'Oriente, devo dire. Madonna, si è tutto rovinato, che brutto. Questo qua dei Tesori d'Oriente, devo dire. Che mi piace, nonostante sia un profumo da poco, nonostante sia gibollato, nonostante sia. È uno dei pochi muschi che mi piace, quello dei Tesori d'Oriente, gli altri non mi piacciono. Quello di Gandini, quello di, non lo so, di altri brand, quello dei Tesori d'Oriente mi piace. Il muschio bianco dei Tesori d'Oriente, per me, è un buon profumo. Quindi quando ho voglia di mettermi qualcosa sul genere muschio, me lo prendo, perché no? Why not? Questo a me piace molto. Passiamo agli ultimi due. Ecco qua. Ayurveda, questo mi piace molto anche lui. Anche se per me i migliori sono il melograno e l'altro che vi faccio vedere dopo. Allora, questo è indiscutibilmente il dupe perfetto di. Oh signore, come si chiama? L'Eau de Merveille di Hermès. Questo è, a mio avviso, è molto unisex. Lo trovo veramente buono e bello persistente. E è un buon profumo. Cioè, per essere anche lui un profumino da poco, è fatto molto bene. È fresco. C'è scritto olio di amla e patchouli. Si sente il patchouli, si sente che è fresco, si sente. Che è. Purtroppo mi è rimasto sotto il naso questo qua e non se ne va più via perché questo è predominante. Cioè, questo fior di loto è terribile. Ultimo, ma non da meno, anzi, tutt'altro, è proprio il video che ho fatto recensione ieri. Jasmine di Java. Lui, insieme a lui, per me sono i migliori in assoluto. Questi due qua. Questa è la copia perfetta di Angel di Thierry Mugler. Lui è veramente fatto benissimo. Come Dio comanda. Cioè,
Mamma, quanto è buono. Ecco, lui lo sento. Quanto sei buono. Mamma mia, questo me lo devo anche spruzzare per tirar via anche quella noia di quel fior di loto. Mamma, sei buono. Questo è veramente fatto veramente tanto bene. Adoro. Mi piace proprio quella boccetta, questo rosso qua. Per me loro vincono. Persian Dream e Jasmine di Java sono due fragranze fatte molto bene. Minima spesa, massima resa. A presto. Ciao.